È un film che è davvero un incontro di talenti, è sicuramente un incontro di sensibilità, è forse anche un incontro tra due generazioni del cinema. E quello che mi piacerebbe chiedere ad entrambi è com'è stata questa esperienza, com'è stato lavorare insieme, com'è stato realizzare Anna. Who should start, Charlotte? Do you understand? Chi preferisci? Come è stato realizzare Anna? It opens a huge door. No, parliamo italiano. No, vorrei dire che questa sceneggiatura è stata scritta per Charlotte fin dalla primissima parola e non potrei immaginare nessun'altra interprete per questo ruolo. Infatti credo che non ci sarebbe stato Anna senza Charlotte. E detto questo, per me è stato l'onore più importante e l'esperienza più significativa della mia vita professionale, lavorare e creare questo personaggio con Charlotte, perché Charlotte ha questa capacità e questa integrità di scavare proprio nel personaggio, di raggiungere la verità, che da un punto di vista di un collaboratore o di un regista è proprio il massimo che si può chiedere. E ecco, non voglio dire troppo perché penso, come Manuela ha detto, penso che questo sia un film che vada penetrato in modo autonomo, in modo indipendente, individuale. E il mio è solo un augurio che il pubblico sia aperto a un linguaggio cinematografico meno convenzionale, perché il nostro obiettivo fin dall'inizio era quello di creare e di esplorare un ritratto di una donna in un momento molto difficile della sua vita e questo è quello che abbiamo fatto. E sono particolarmente emozionato di essere qui con voi, di condividere questo film con voi qui a Milano e accanto a Charlotte e grazie a I Wonder. Quindi grazie, 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 grazie. Speaking English, yeah, sorry. What am I going to do? Speak English, if you don't mind. It's very moving to have a film made, in a sense, for you, like a dress that's been made for the haute couture. When Andrea presented me his project, it was already very written, and it was already Hannah. It was already very much what you will see tonight. È molto toccante, molto commovente ricevere la proposta per un film che di fatto è ritagliato addosso a te. È come ricevere in dono un vestito confezionato per l'alta moda. E quando Andrea mi ha proposto il film era già molto scritto, quando mi ha proposto il ruolo era già molto scritto, c'era già Anna e c'era già grosso modo il film che voi state per scoprire questa sera. We were not able to shoot the film when we wanted to, when we met 3 years ago. And then for the next 3 years we became more and more friends. We didn't necessarily even talk about Hannah, but we just became to know each other very well and were creating, as creators, something together, which was the idea of making this film of Hannah, but not necessarily talking about it or explaining it in any way. We just began to live it together in our different ways and see each other every now and then. Non abbiamo potuto girare il film quando avremmo voluto, abbiamo dovuto aspettare 3 anni, 3 anni in cui la nostra amicizia è cresciuta, in cui ci siamo incontrati in più occasioni per parlare, ma non necessariamente di Anna, semplicemente per conoscerci e per creare insieme qualche cosa che avesse a che vedere con l'idea del film, senza parlare però del film stesso, ma di fatto vivendolo e contribuendo ciascuno con la propria sensibilità. So when we came to eventually film and make the film together, it was as if we had created
Hannah in a way already, and that we just needed her to incarnate on the screen in the way that we had both imagined, because we followed the screenplay and we followed what Andrea had dreamed of and what afterwards I had dreamed of, and we created the film in a way which was very organic, very just taking care to take care of Hannah, because Hannah is in a very, very, very difficult situation. Hannah, when you first meet her in the film, is taking her husband to prison, and we don't know what's going to happen then, and we have to be very, very attentive to make sure that we are with Hannah all the time. Sometimes it's going to be very difficult, but this is life. You have all perhaps been in a situation like Hannah, not necessarily the same situation, but the situation of crisis, of deep despair, of deep difficulty, and of not knowing what your future is going to become. And this is the story of Hannah. Quando poi ci siamo finalmente trovati per andare sul set, ci siamo impegnati tutti e due per realizzare questo film. Anna di fatto esisteva già, era già stata creata, si è trattato a quel punto di incarnarla per portarla sullo schermo, e tutti e due abbiamo fatto il possibile e dato il meglio di noi per riuscire a realizzare quell'immagine che ciascuno si era fatto di lei, per riuscire a dare corpo a questa donna che avevamo entrambe sognato. Ed è stato un lavoro molto organico, molto naturale. Ciascuno di noi è stato estremamente attento a essere attento nei confronti di Anna, ad aver cura di lei, perché Anna si trova in una situazione incredibilmente difficile. Nelle prime scene vedrete che accompagna suo marito in prigione. Non sappiamo perché fa questo, e quello che proviamo in quel momento è il desiderio di accompagnarla, di essere con lei in una situazione veramente molto molto complessa, molto dura, come a volte sa essere dura la vita. Sicuramente nessuno di noi si è trovato nella posizione in cui si trova lei, però senz'altro abbiamo fatto tutti l'esperienza di attraversare una crisi che può essere profonda, con dei picchi di disperazione, a chiederci se ci sarà un futuro. Ecco, questa è la storia di Anna. Allora, io so che Andrea Pallauro ha voglia di restare fin dopo il film e accogliere le vostre domande, quindi...